Kate, la duchessa di Cambridge e la principessa Anna uniranno le forze per partecipare a una raccolta di organizzazioni di assistenza sanitaria materna la prossima settimana. La principessa reale e la duchessa di Cambridge intraprenderanno un raro fidanzamento insieme mercoledì prossimo. La coppia visiterà il quartier generale del Royal College of Midwives e del Royal College of Obstetricians and Gynecologists a Londra per conoscere i modi in cui stanno lavorando insieme per migliorare l'assistenza sanitaria materna. Kate, 40 anni, è protettrice del Royal College of Obstetricians and Gynecologists, RCOG, mentre Anne, 71 anni, è protettrice del Royal College of Midwives, RCM. Entrambe le posizioni erano precedentemente ricoperte dalla regina madre. Le loro altezze reali impareranno come le due organizzazioni hanno collaborato per migliorare l'assistenza sanitaria materna e garantire che le donne incinte ricevano le cure più sicure e migliori possibili. Durante il fidanzamento, Anne e Kate incontreranno i rappresentanti del Centro Nazionale per il Miglioramento della Maternità di Tommy per conoscere gli strumenti digitali sviluppati per identificare e supportare le persone con gravidanze a rischio più elevato. La coppia parlerà anche con i partner chiave della collaborazione Avoiding Brain Injury in Childbirth, ABC, sullo sviluppo di un approccio nazionale al monitoraggio e alla sicurezza del benessere fetale durante il travaglio. Il personale clinico e le esperienze delle madri vengono utilizzati per informare questo approccio. Inoltre, prenderanno parte a una tavola rotonda per discutere le misure adottate per affrontare le disuguaglianze nell'assistenza alla maternità. La principessa e la duchessa parleranno anche con coloro i cui risultati e il cui impegno sono stati riconosciuti con un premio RCM. L'ultimo elemento del percorso è una targa svelata per segnare ufficialmente l'apertura dell'edificio.